Buongiorno amici, oggi sono qui con la Bibbia ovviamente e con Elisabetta, come vedete. Ciao a tutti. Non perché vogliamo parlare, cosa che riprenderemo a fare, della lingua ebraica e di certi passi, di certe interpretazioni, di ciò che dicono i suoi insegnanti dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Ma perché vogliamo affrontare un tema che è di drammatica attualità e purtroppo è di drammatica attualità in un modo costante, non eccezionale, anche se i media di tanto in tanto decidono di dare particolare importanza a un evento piuttosto che a un altro. Sì, Mauro, in effetti confesso di averti un po' stimolato nel riprendere questo argomento delle donne nella Bibbia, proprio alla luce di quest'ultimo evento di cronaca, veramente triste e ormai difficile da accettare. Ricordiamo comunque che sono 103 ad oggi in Italia le vittime di femminicidio, sicuramente un dato sottostimato, purtroppo destinato a salire. Quest'ultimo episodio, a mio giudizio, di Giulia è stato caratterizzato proprio anche da questa sua espansività nei confronti dell'uomo, del suo ex compagno, questo desiderio di aiutarlo che le è costato la vita. E sicuramente anche quello che sta in questi giorni dicendo la sorella, che è stato poi strumentalizzato dalla politica, penso che siano parole comprensibilissime e che spero stimoleranno tutte le menti pensanti. Per questo, la mia curiosità, visto che naturalmente si parla di patriarcato, in particolare in Italia, in questo momento è ancora tristemente, vigente, diciamo, questo tipo di mentalità, e mi chiedo se la Bibbia in qualche modo sia responsabile di tutto ciò, visto che ne parliamo spesso e tendiamo a unire un po' quello che accade nella vita quotidiana, alle radici degli insegnamenti biblici, e io ti chiedo, Mauro, se puoi darci un aiuto, se possiamo fare un piccolo passo ancora per meglio comprendere questo fenomeno. Io direi che la Bibbia ovviamente è l'espressione di una cultura patriarcale. Una cultura patriarcale che riguardava ovviamente il mondo ebraico, che riguarda in genere le culture antiche, quindi non soltanto il mondo ebraico. Però quello che mi viene da dire, da quello che cerchiamo di fare poi oggi, è che la Bibbia è responsabile anche indirettamente, mi spiego, è responsabile a causa di una interpretazione unilaterale che si dà degli eventi biblici. Perché è vero che nella Bibbia le donne valgono meno di un uomo, ma oggi vedremo che è possibile fare anche una certa lettura della Bibbia, come al solito un po' controcorrente, all'interno della quale troviamo delle donne che hanno dimostrato particolare intelligenza, particolare sagacia, ma per questo motivo sono state premiate, anche se certi loro comportamenti, teoricamente, diciamo, la ipocrita morale comune li condannerebbe. Dico proprio la ipocrita morale comune. Ed è ovvio quindi che lo facciamo in due. Bisogna fare rumore e a fare rumore devono essere, diciamo così, le vittime o le potenziali vittime di queste ingiustizie e di queste drammatiche vicende. Sì, ti ringrazio Mauro. Ci tengo ancora a dire, ma non per fare la vittima, perché sicuramente sono pur triste e ottima compagnia, che noi siamo abituate già da piccole ad essere in qualche modo importunate dai maschi. Ecco, io vorrei, non naturalmente con questo video, ma anche con i nostri studi, aiutare le donne giovani ad alzare la testa, e vorrei che questo non succedesse mai più a nessuna bambina e a nessuna donna adulta. E quindi ne parliamo dal punto di vista biblico, Sì. anche perché l'origine del peccato, soprattutto l'origine di quel, chissà perché lo si vuole chiamare peccato, l'atto sessuale, che invece è uno degli atti più naturali di questo mondo,
direi che dopo il cibo è l'atto più naturale di questo Certo, mondo. tuttavia noi ben sappiamo che perlomeno in Italia l'atto sessuale viene vissuto esattamente in due modi diversi. Allora, se è vissuto dalla parte maschile è quasi motivo di orgoglio anche da parte della famiglia, mentre la femmina è subito giudicata come donna di facili costumi, quindi non si può neanche permettere la libertà sessuale ancora oggi. Esattamente. Io direi che il discorso del peccato nasce ovviamente con la vicenda di Eva, che dici? Eh sì, è il nostro marchio, ce lo portiamo dalla nascita. Abbiamo letto, abbiamo fatto una bella chiacchierata su Genesi 2 e 3, su questi capitoli dove compare Eva, dei quali vado orgogliosa una volta che ho letto il testo biblico, in effetti, perché era una donna curiosa e sicuramente molto evoluta da subito. Sì. Una Insomma. donna che si dice ha subito la tentazione, ma in realtà è una donna che ha accettato di sperimentare, insomma. E la cosa importante è che ad Eva viene attribuito, a partire da Paolo e poi dal sant'uomo che era Agostino, viene attribuita l'origine del peccato, anzi addirittura la condanna che riguarderebbe tutta l'umanità. Però lo ricordo, l'ho già letto altre volte, ma siccome nel canale ci sono ogni mese, veramente ve ne ringraziamo, migliaia di persone nuove, solo questo mese sono più di 9.000, Incredibile, sì. incredibile. Quindi lo rileggo dove la stessa esegesi biblica dice che qui, dove si parla appunto della cosiddetta condanna subita dai due adamiti dopo quel famigerato peccato commesso prima da Eva e che poi ha indotto il maschietto a seguirla, dice qui apparentemente non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. Cioè la cacciata dal paradiso terrestre è una misura preventiva perché gli Elohim dicono adesso che questi due, o diciamo questo gruppo di adamiti, ha sperimentato certe possibilità, possono veramente diventare come noi. E quindi, fra virgolette, Dio ha paura dell'uomo ed è per questo che lo allontana. E continua l'esegesi dicendo: non bisogna cercare qui tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti di riletture bibliche, per esempio quella di Paolo, che effettivamente poi vedremo Paolo, ci torneremo sopra, ma Paolo effettivamente è colui che per primo ha introdotto almeno l'idea del concetto del peccato originale attribuibile alla donna, il concetto del peccato che è poi è stato pienamente elaborato, teologicamente elaborato da Agostino. Dice: non bisogna cercare qui tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti di riletture bibliche, per esempio quella di Paolo nella lettera ai Romani, nella lettera ai Corinti, o delle formulazioni dogmatiche della Chiesa. Quindi qui in realtà siamo di fronte appunto non tanto a ciò che c'è scritto nella Bibbia, ma ciò che se ne è artificiosamente ricavato. Possiamo dire anche che Dio aveva paura delle donne, perché no? Perché comunque se leggiamo la Bibbia attentamente, beh, Yahweh trattava le donne in un modo diverso dall'uomo, quando ad esempio Aronne e Miriam si lamentano del comportamento di Mosè, che pur in presenza del comandamento che impediva di prendere donne, fra virgolette, straniere, lui si prende come moglie una etiope, Aronne e la sorella Miriam, di cui poi parliamo, si ribellano e Yahweh punisce solo Miriam, non punisce Aronne. Ecco. Quindi questo è già un elemento indicativo.
Però ci sono esempi di donne, se tu vuoi possiamo Sì, grazie. farne alcuni esempi di donne che hanno dimostrato indipendenza, hanno dimostrato intraprendenza. Una intraprendenza che dicevo prima, la ipocrita morale comune anche tenderebbe a condannare proprio anche in forza di quello che abbiamo detto, cioè di quel substrato culturale che ci fa considerare il comportamento dell'uomo in modo positivo, in modo machista, e il comportamento della donna invece in modo assolutamente negativo. Prendiamo per esempio le figure dei patriarchi, cioè innanzitutto la figura di Sara. Sappiamo che Abramo nei confronti di Sara per ben 2 volte si comporta in un modo maschilista. Cioè, per salvare la sua vita, per ben 2 volte la, fra virgolette, vende prima al faraone, poi al re degli Amalekiti, dicendo: quando ti prendono, quando ti vedono, di che sei mia sorella, perché se dici che sei mia moglie, mi ammazzano. Certo. Quindi, come dire, Abramo prostituisce Sara perché in grazia di questo lui si arricchisce, perché quando il faraone e il re degli Amalekiti si accorgono che Sara in realtà è la moglie di Abramo, lo riempiono di doni e quindi Abramo riempie ancora di più la sua dote di ricchezza in termini di animali, metalli preziosi. Però, per esempio, c'è una sorta di riscatto importante nel libro di Isaia che mette in realtà Sara sullo stesso piano di Abramo. Quando in Isaia 51 il profeta si rivolge al suo popolo, dice: ascoltatemi voi che volete la giustizia e cercate Yahweh, guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che vi ha generati. Quindi mette il profeta, mette Abramo e Sara esattamente sullo stesso piano. Quindi qui abbiamo un riscatto. Se poi pensiamo appunto che il popolo di Israele deriva da questa coppia che qui da Isaia viene messa sullo stesso piano, pensiamo agli arabi, che derivano da Agar, cioè insomma gli ismaeliti che derivano da Agar, probabile principessa egiziana che è alla corte di quel piccolo signorotto che era Abramo, e dalla loro unione nasce Ismaele. Quindi anche qui abbiamo una donna, ovviamente, che è la genitrice di un popolo che è molto più numeroso addirittura degli israeliti. Hai domande da farmi, altrimenti vado avanti Ma con guarda, esempi di donne. sicuramente è molto interessante, certo, anche se non posso dire che poi nella storia queste figure siano state così esaltate, tutto sommato sono andate un po' nell'ombra, No, forse la tua esatto, figura. vengono dimenticate, per questo che ho piacere Quasi di. come se alla teologia, ecco, figure, di questo tipo, forti di carattere, potessero in qualche modo in effetti fare paura, minare le loro basi di potere. Per fortuna ci sono teologhe donne che hanno condotto degli studi sulla figura femminile nella Bibbia e l'hanno, direi, ampiamente riscattata. Però anche qui sono figure molto rare, perché in genere la cultura è patriarcale, basta ovviamente guardare la Chiesa, dove tutt'al più le donne possono fare, insomma, fanno le suore, Certo. in sostanza, salvo adesso l'introduzione di certe figure durante la liturgia, ma insomma sono sempre figure tenute in secondo piano. Per esempio, noi parliamo di Mosè, ma se Mosè è esistito è grazie al coraggio delle donne. Pensiamo, per esempio, quando appunto gli ebrei erano in Egitto, e qui andiamo nel libro dell'Esodo,
E sapete che il faraone, per impedire un continuo crescimento della popolazione di Israele, dice alle levatrici, il re d'Egitto disse alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua: quando farete partorire le donne ebree, guardate bene tra le due sponde del sedile per il parto. Se è un maschio, uccidetelo. Se è una femmina, lasciatela in vita. Questo ovviamente per impedire ulteriore riproduzione. Ma le levatrici ebbero timore di Yahweh e non fecero come aveva detto loro il re d'Egitto e lasciarono in vita i bambini. Quindi hanno dimostrato astuzia, sagacia, intelligenza e grande coraggio, perché ovviamente lo facevano a rischio della loro vita. Quindi ricordiamo questi due nomi, Sifra e Pua. Il re d'Egitto chiamò allora le levatrici, mi immagino lo stato d'animo di queste due donne, e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato in vita i bambini? Le levatrici dissero al faraone: perché le donne ebree non sono come le egiziane, sono piene di vita. Pensate che coraggio ci voleva per dire queste cose al faraone. Adesso non so se l'hanno detto al faraone in persona o al suo rappresentante, ma poco cambia. Dice: le donne ebree, prima che arrivino da loro le levatrici, hanno già partorito. Yahweh beneficò le levatrici mentre il popolo si moltiplicò e diventò molto forte. E poiché le levatrici avevano temuto Yahweh, egli fece loro avere una famiglia. Però il faraone ha reiterato l'ordine. Quindi abbiamo queste due levatrici di cui sono convinto, almeno il nome avrete sentito richiamare pochissime volte, forse mai, proprio perché si tende a dimenticare il coraggio di certi comportamenti. Di certe scelte. Nella Bibbia poi ci sono delle figure molto importanti che sono la figura dei profeti. E io sono convinto che se noi chiediamo alle persone chi sono i profeti, dicono i maschi, perché tutti i profeti sono i maschi. E invece non è vero, perché proprio all'inizio del racconto, siamo sempre nel libro dell'Esodo, capitolo 15. Quando sono liberati dalla cosiddetta schiavitù d'Egitto e riescono a superare il mare di canne, si dice Maria o Miriam, la profetessa sorella di Aronne, prese in mano un tamburello e dietro di lei uscirono tutte le donne con tamburelli e in cortei danzanti. Miriam intonò per loro: cantate a Yahweh perché si è mostrato grande, cavallo e cavaliere ha gettato in mare. Cioè Miriam è definita profetessa e sappiamo che la figura del profeta è una delle figure più importanti nella Bibbia, perché profeta, lo sappiamo, non vuol dire colui che prevede il futuro, ma colui che parla in nome del cosiddetto Dio. Quindi qui a questa sorella di Aronne veniva data col termine profetessa la facoltà di parlare in nome di Dio ed è lei che dà inizio a questo, diciamo, a questo festeggiamento. Quindi rappresenta una figura molto importante, però di cui si parla molto poco, perché si parla di Mosè, che sappiamo è nato grazie all'intervento coraggioso di donne, poi è stato salvato dalla figlia di un faraone, dalle sue serve. Quindi direi che nella vita di Mosè le donne sono di una importanza fondamentale, di una importanza insostituibile. Il popolo di Israele deve ricordare che senza quelle donne Mosè non esisterebbe, e non esisterebbe forse neanche il popolo di Israele. Ma andiamo avanti perché ce ne sono altre che sono regolarmente dimenticate. Abbiamo la figura di Deborah nel libro dei Giudici.
I giudici erano quei personaggi che, in assenza di un potere laico formale, diciamo in assenza di re, erano i giudici quelli che detenevano il potere. Erano di fatto quelli che formavano le leggi, formavano quasi il diritto e lo facevano rispettare. Bene, Deborah è una di queste. Deborah si trova nel libro dei giudici, al capitolo quarto. In quel tempo era giudice in Israele una profetessa, Deborah. Dunque questa donna era potentissima. Era profetessa e giudice, moglie di Lappidot. Essa sedeva sotto la palma che porta il suo nome, nella montagna di Efraim, e gli israeliti salivano da lei per le loro vertenze giudiziarie. Pensate che importanza aveva questa donna, eppure non se ne parla sostanzialmente mai. Cioè decideva le vertenze giudiziarie. Deborah anche colei che avrebbe composto un canto, il canto di Deborah, di cui però di questo abbiamo parlato, perché è quella che parla dei Daniti che avevano le navi. E quindi questo è collegato ai discorsi che facciamo con il professor Corrias, col caro amico Matteo, sugli Shardana, cioè sui popoli del mare. Quindi Shardana, Dan, Daniti, i Dana o i Greci, ma questi sono altri discorsi. Ma è lei che li nomina lamentando che mentre altre tribù al suo comando combattono per la conquista o per la difesa delle parti già conquistate della terra di Israele, i Daniti non partecipano a queste lotte. Quindi come vedete stiamo andando avanti, adesso ne troviamo altre di donne che sono risultate molto importanti, direi essenziali, nella storia di Israele e nella storia biblica. Per esempio, nel secondo libro dei Re, al capitolo 22, abbiamo una cosa interessante, un elemento che voglio farvi notare. Qui si parla del ritrovamento al tempo del re Giosia, al ritrovamento del libro della legge all'interno del Tempio. Siamo nel VII secolo avanti Cristo. Il sommo sacerdote Chelchia disse allo scriba Safan: nel Tempio di Yahweh ho trovato il libro della legge. Quindi Safan, che era uno scriba, lo lesse alla presenza del re. Udite le parole del libro della legge, il re si stracciò le vesti e ordinò al sacerdote e ad altri, anche allo scriba Safan: andate a consultare Yahweh per me e per il popolo e per tutto Giuda intorno alle parole di questo libro che è stato trovato. Grande deve essere l'ira di Yahweh che si è accesa contro di noi, poiché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di questo libro. Il sacerdote, insieme a altre persone e allo scriba Safan, si recarono dalla profetessa Culda, moglie di Sallum. Essa abitava in Gerusalemme, nella città nuova. Parlarono con lei ed essa rispose: così parla Yahweh, Elohim di Israele. Ecco, sto per far venire una sciagura su questo luogo e su coloro che lo abitano, attuando in tal modo tutte le parole del libro che il re di Giuda ha letto. Abbiamo capito bene, il sommo sacerdote si reca a consultare una profetessa e chiede a lei un giudizio, una valutazione, una interpretazione del libro sacro che è stato trovato. Questo è un fatto che ha dell'inverosimile, cioè pensare che il sommo sacerdote si rivolga ad una donna. Ed è talmente inverosimile il fatto soprattutto che lei
è la figura che legittima l'autorità del libro. Quindi, per certi aspetti, risulta superiore allo stesso sacerdote e allo stesso scriba che l'ha trovato. Questi esempi ci esortano a studiare, anche a leggere meglio questo testo che ancora oggi ci condiziona pesantemente. Certo. Probabilmente alcune parti scomode, diciamo, sono state un po' messe in ombra, possiamo dire così? Sicuramente vengono messe in ombra perché si dà per scontato che la storia della religione giudaico-cristiana è stata fatta da uomini. Nel secondo libro dei Re, al capitolo 11, ad esempio, si parla di Atalia, madre del re Acazia, che regnò sul paese addirittura per 6 anni, quindi parliamo di una regina, quindi di una donna che ha avuto per 6 anni il massimo del potere, così come poi Salomè Alessandra, che era della stirpe degli Asmonei, che ha regnato dal 76 al 67 avanti Cristo, e che sia Giuseppe Flavio, ma mi pare anche nel Talmud babilonese, è addirittura chiamata regina della pace, in quanto durante il suo regno è riuscita a creare un periodo di pace che è durato poi anche negli anni successivi. C'è poi un racconto che vi invito a leggere, anche perché è molto breve, è il libro di Ruth, che tra l'altro è uno dei libri che ho tradotto per le edizioni San Paolo. Questo libro è particolarmente interessante perché racconta l'intraprendenza e l'astuzia premiata di due donne, di cui addirittura una era una moabita, cioè apparteneva alla tribù che era amorrita, addirittura alla tribù che teoricamente avrebbe dovuto essere sterminata. Ruth era la nuora di Noemi. Noemi era un'israelita, Ruth era una moabita. Ambedue rimangono vedove, si recano nei terreni di un parente di Noemi che era Boaz durante il tempo della mietitura. Ruth partecipa a questa mietitura, cioè su consiglio di Noemi si inserisce nella schiera dei mietitori, ma poi Noemi in realtà che cosa fa? Dà dei consigli a Ruth per fare in modo che lei possa avere una prole e dà dei consigli che noi così anche con la nostra morale un po' bigotta potremmo anche ritenere riprovevoli, ma sono in realtà poi stati premiati e vedremo fino a che punto sono stati premiati. Leggiamo direttamente alcuni passi dal libro di Ruth. Al tempo in cui governavano i giudici, ci fu una carestia nella terra di Israele. E un uomo di Betlemme di Giuda andò ad abitare nella campagna di Moab insieme con la moglie e due suoi figli. Il nome della moglie era Noemi. I due figli si chiamavano Maclon e Chilion e loro hanno sposato due moabite, di cui una era Ruth. Queste moabite rimangono vedove e Noemi, suocera di Ruth, disse a Ruth: figlia mia, non devo io forse cercarti una sistemazione così che tu possa trovarti bene? Orbene, Boaz, che era il proprietario di quel campo nel quale Ruth ha mietuto il grano, orbene, Boaz, con le serve del quale sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, egli vaglia l'orzo nell'aia questa sera. Tu lavati, profumati, mettiti il mantello e scendi nell'aia. Non farti vedere da lui fino a che non abbia finito di mangiare e bere. E quando si sarà coricato,
Osserva in quale luogo egli si sia coricato, poi va e scoprilo dai piedi, coricati tu stessa. Egli poi ti dirà quello che devi fare. E Ruth le disse: farò tutto quello che mi hai detto. Ella restò coricata ai suoi piedi fino al mattino, poi si alzò prima che si potesse distinguere una persona dall'altra ed egli le disse: che non si sappia che una donna è venuta nell'aia. E Noemi disse: resta qui, figlia mia, fino a che tu sappia come andrà a finire la cosa, perché l'uomo non sarà tranquillo fino a che la cosa non sarà sistemata. Quindi Noemi, dopo aver dato quel consiglio di coricarsi con Boaz, e tanto qui sta arrivando l'altra signorina, quindi Noemi dimostra molta sagacia, molta astuzia nel prevedere ciò che potrà succedere. La sostanza è che Boaz prese Ruth in moglie e si avvicinò a lei, e lei concepì e diede alla luce un figlio. Noemi prese il bambino e se lo pose in seno e fu per lui l'educatrice. Le vicine dicevano: è nato un figlio a Noemi, e proclamavano il suo nome Obed. Egli fu il padre di Jesse, padre di Davide. Qui veniamo a sapere che nella dinastia, nella genealogia di Gesù, c'è una moabita, cioè c'è una donna appartenente ad una tribù che doveva essere sterminata. E noi sappiamo che si era ebrei per via di madre. Quindi da Ruth nasce Jesse, da cui poi nasce Davide. Quindi potremmo dire addirittura che Jesse non era un israelita, non era un ebreo. Ma la cosa è talmente importante che viene addirittura sancita e formalizzata nel Vangelo di Matteo, dove al capitolo 1, sapete, è riportata la genealogia di Gesù e, partendo da Abramo, si dice: Abramo generò Isacco, eccetera, eccetera, eccetera. Poi si dice anche che Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Tamar è un'altra figura femminile, ma di cui vale la pena magari di parlare in un video apposito, perché è una donna che si è addirittura finta prostituta per poter giacere con Giuda, ma ne parleremo, e lo ha anche aggirato in un modo estremamente intelligente, ma ripeto, ne parleremo magari un'altra volta, parlando anche della prostituzione sacra. E poi si dice: Boaz generò Obed da Ruth. Quindi qui direi che in questo stato anagrafico, in questo certificato anagrafico di Gesù, si certifica che una delle sue ave era una moabita, che tra l'altro è stata inserita ed ha di fatto stravolto un po' le leggi ebraiche grazie all'astuzia della suocera e grazie al suo coraggio. Quindi due donne talmente intelligenti, possiamo dire per i credenti, grazie alle quali è nato Gesù. Insomma, vedete che se si vuole leggere la Bibbia in un certo modo, lo si può fare, e lo si può fare anche in un modo non necessariamente e non esclusivamente patriarcale. Potremmo effettivamente rispolverare un pochino queste figure femminili che sono state messe nell'ombra e riportarle alla luce, riportare alla loro giusta dignità. Questo potrebbe essere un piccolo contributo da parte nostra. Allora senti, facciamo una cosa, interrompiamo qui. E poi parliamo di due o tre figure del Nuovo Testamento. Così dividiamo
dividiamo i due argomenti, anche perché in una delle figure del Nuovo Testamento e poi anche nelle interpretazioni che vengono date da certi padri della Chiesa, troviamo lì sì tutta l'astuzia negativa dei maschi per nascondere la figura delle donne e per dare alle donne le uniche immagini che da loro dovrebbero essere rivestite: moglie, madre e vergine, ma ne parliamo un'altra volta. Va bene, io intanto ho preso appunti, mi rimetto a studiare, ringrazio chi ci ha ascoltati, ci tenevo moltissimo a fare questo video dedicandolo proprio a tutte le donne che hanno perso la vita, che hanno sofferto, quindi ringrazio Mauro per la sua lettura sempre trasversale e non scontata assolutamente, e spero che tutti insieme potremo fare un passo avanti per migliorare questa condizione drammatica. Allora anch'io ringrazio voi per averci ascoltato, vi saluto e come sempre vi do appuntamento alla prossima, sempre con Elisabetta. Grazie, a presto, ciao. Ciao.